Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo video dedicato al passato del franchise Pokémon. Circa un mese fa, dopo una inaspettata pubblicazione da parte del canale internazionale di Dino Gaming, ci siamo trovati a commentare uno speciale Pokédex perduto. Un libro ufficiale pubblicato in Giappone da Creatures Inc. e Game Freak all'uscita di Pokémon Rosso e Verde, e nel quale sono nascosti risvolti di lore inediti in Occidente e mai più approfonditi nel futuro della serie. A quel video seguiranno presto ulteriori approfondimenti, perché la trama perduta del 96 è ben lontana dall'essere stata sviscerata, ma oggi vi parlerò di quel libro solamente in senso trasversale. Dopo la realizzazione del video sull'enciclopedia sui Pocket Monsters, infatti, sono successe alcune cose particolari che è arrivato il momento di raccontarvi. La prima è che ho acquistato e ricevuto la Bibbia Pokémon in questione, ed è il motivo per il quale i prossimi approfondimenti saranno ancora più corposi, oltre che mondialmente inediti. La seconda è che sono entrato in contatto con il Dottor Lava, lo studioso del passato Pokémon, che è effettivamente a capo del progetto di commento di questa enciclopedia. Il ragazzo ha prima commentato il video scrivendo: "Non capisco l'italiano, ma sento che hai compreso qualcosa di Exeggut che a me è sfuggito." E poi alla domanda "Saido sta diventando per caso internazionale?" ha risposto: "Sì, ma guardo i suoi video solo perché è bello. Non capisco una parola di quello che dice." Oh, dottor Lava. Posso essere il suo dottor Fava? Abbiamo quindi cominciato a parlarci su Instagram e dalla nostra chiacchierata sono nati due bambini. Uno è la traduzione del famigerato diario di Oak, presente nel libro del Pokédex perduto e per il quale ho acquistato dal Dottor Lava una traduzione per poterla portare in video su questo canale nelle prossime settimane e commentarla insieme a voi. L'altro invece è un suo regalo per me e per la nostra community, dato che pare averci preso in simpatia. Dottor Lava mi ha passato la versione integrale e fino ad oggi inedita della sua intervista a Elena Fogazzaro, ovvero una delle due persone che si è occupata nel 1999 di tradurre Pokémon Rosso e Verde in lingua italiana. Tale intervista, circa un anno fa, è stata utilizzata come base, assieme a tante altre chiacchierate fatte con localizzatori di tutto il mondo, per un altro speciale di Dino Gaming generalmente dedicato alla traduzione dei primissimi giochi Pokémon ambientati a Kanto. Il video, però, di 14 minuti si concentra essenzialmente sulla figura del localizzatore dal giapponese all'inglese Nob Ogasawara e solamente negli ultimi minuti dedica un approfondimento alle curiosità in lingua italiana e spagnola, come il perché di tanti errori commessi o la mancanza di nomi Pokémon localizzati in queste nazioni. L'equilibrio scelto per il video di Dino Gaming è assolutamente sensato, perché il canale è anglofono e si rivolge a un pubblico internazionale, ma vi assicuro che dal punto di vista di un utente italiano, in quell'opera si è solamente raschiato la superficie. L'intervista a Elena, nel video originale citata in pochi punti, è in realtà molto più grande e pregna di informazioni sul modus operandi di Nintendo e The Pokémon Company, nonché rappresentativa della confusione vissuta da queste aziende durante il boom economico e mediatico di Pokémon. L'obiettivo di questo video dunque sarà citarvi integralmente l'intervista fatta da Dottor Lava, commentarla punto per punto e così schiudere una serie di retroscena al mondo sulla nascita della Pokémon mania in Occidente. Perché i giochi Pokémon italiani erano pieni di errori di traduzione? Come mai i nomi Pokémon in italiano non sono stati tradotti, ma Germania e Francia hanno nomi delle creature localizzati? In quanto tempo sono stati tradotti i titoli? Con quale grado di libertà? Come funzionava la catena di montaggio di Nintendo e The Pokémon Company ai tempi? Preparatevi, perché con questo video confermeremo qualcosa che ho sempre sospettato, ma che mai come oggi sarà confermato dall'esperienza di una diretta interessata. Quegli anni, gli anni di Denno Senshi Porygon, di radiodrammi cruenti, di musical con robot usciti fuori da Terminator, erano davvero confusi. Erano vissuti in maniera disordinata tanto dai fruitori di Pokémon quanto da chi Pokémon lo stava creando. Nessuno, nemmeno il team di Satoshi Tajiri all'epoca, era pronto a vedere Pokémon trasformarsi da sogno nel cassetto a azienda multimiliardaria, e men che meno Nintendo si aspettava di vedere un videogioco trasformarsi in un fenomeno di pop culture. Elena Fogazzaro, come tanti altri, si è trovata ad affrontare l'impreparazione generata da questo sentimento comune di sorpresa, e che come uno tsunami ha investito qualsiasi ramificazione del franchise. Diamo finalmente uno sguardo alla prima domanda del Dottor Lava.
Nella versione italiana di Pokémon Rosso e Blu ci sono vari errori di traduzione, come Pound tradotta in Libra o Contrattacco che diviene Contatore. Gli errori capitano, ma è curioso che ve ne siano altri simili anche nella versione spagnola e tedesca. Sai dirci come mai? Io e Leonardo Pieri, altra persona coinvolta nella localizzazione di Pokémon Rosso e Blu, eravamo i primi traduttori italiani assunti da Nintendo al tempo, con alcuna conoscenza pregressa di come andasse svolto un lavoro del genere. Al contrario, i tedeschi e i francesi erano già stati coinvolti in svariate produzioni e avevano molta più esperienza di noi. Pokémon Rosso e Blu erano i primi giochi del brand e ricordo bene che era tutto davvero disorganizzato sul versante traduzione. Avevamo a malapena un computer per due traduttori, messo a disposizione dopo 2 giorni di attesa. Ci è stata poi data una lista di parole da tradurre con 0 informazioni aggiuntive, contesto e limitazioni di caratteri. La lista era davvero lunga, ma per ragioni di segretezza nessuno ci ha mai spiegato a cosa corrispondessero quelle parole, se fossero attacchi, strumenti, statistiche, era tutto mescolato a caso e quindi davvero difficile da decifrare. La traduzione di tali liste, a quanto ci avevano detto, sarebbe stata utile in primis ai programmatori e non capendo bene di cosa si trattasse abbiamo chiesto informazioni aggiuntive ai team tedeschi e spagnoli, ma anche loro non sapevano tanto di più. Allora abbiamo cominciato a tradurre al massimo dei nostri sforzi e quando ci siamo resi conto di alcuni errori era già troppo tardi. Ribadisco che non avevamo né informazioni né il contesto legato a quelle parole e questo è il semplice motivo per il quale sono stati fatti alcuni errori gravi. Avevamo anticipato che in queste condizioni non avremmo potuto lavorare bene, ma la cosa non sembra essere stata recepita e quando ci siamo resi conto di aver compiuto alcuni errori ci sono state negate le proposte di modifica, probabilmente per via di scadenze sul versante della programmazione dei giochi. La prima risposta di Elena è anche la più corposa dell'intera intervista e dobbiamo necessariamente commentarla per assimilarne appieno alcuni significati e procedere oltre. Elena e Leonardo, tanto per cominciare, erano i primi italiani ingaggiati da Nintendo per una traduzione in lingua italiana. Se è vero che Pokémon non è stato il primo gioco della storia tradotto nella nostra lingua, perché quel primato va attribuito alle avventure grafiche della Lucasfilm come Maniac Mansion oppure Monkey Island, è altrettanto vero che localizzare un role-playing game era uno sforzo che andava ben oltre quello sopportato da Nintendo fino a quel momento o da qualunque altra azienda. Monkey Island era un'avventura grafica con dialoghi e risposte a scelta multipla, certo, ma il suo gameplay in totale durava circa 4 ore. La localizzazione di Pokémon era invece ben altra impresa. Discorsi a volte interminabili di NPC primari e secondari, nomi delle mosse, nomi degli strumenti, nomi di luoghi, cose, persone, città, menu di Overworld, menu di combattimento. Si tratta di un calcolo impreciso perché ogni contenuto è separato da 2 righe vuote, ma il totale dei testi inseriti nella versione inglese di Pokémon Rosso e Blu ammonta a circa 16.000 righe, per un totale, in questo caso preciso, di caratteri di 142.198. Vi lascio intanto che parliamo in sovrimpressione l'insieme di testi di Pokémon Rosso e Blu che scorre, così vi rendete conto dell'impatto che Elena e Leonardo hanno dovuto provare sedendosi sulla sedia dei localizzatori italiani. Badate bene, non siamo qui a constatare quanto fosse grande il lavoro da svolgere per semplice cielolunghismo. Il punto è che per via della sua grande mole, e in generale di quella attribuibile a tutti quanti i videogiochi dialogici, localizzazioni del genere non venivano direttamente prodotte perché i mercati di destinazione venivano considerati o troppo piccoli o troppo poco interessanti. O entrambe le cose. Il videogioco non era un fenomeno di massa, non ancora, e le aziende di produzione centellinavano ogni singolo investimento. Adattare un videogioco in lingua italiana era veramente l'ultima azione da fare per aspettarsi un ritorno economico di sorta, e la cosa assume ancora più peso se pensiamo che oggi ci sono aziende che fanno ancora questo ragionamento. Durante la fine degli anni 90, sforzi di localizzazione del genere erano veramente più unici che rari, e Pokémon, insieme a Final Fantasy VIII, rappresenta uno dei pochissimi videogiochi tradotti in italiano alla fine del XX secolo. All'epoca, se volevi videogiocare, dovevi farlo in lingua inglese, ed è per questo motivo che molti bambini della mia generazione hanno imparato l'inglese prima sulla PlayStation e poi a scuola.
Quindi sì, Elena e Leonardo sono stati i primi italiani a tradurre un gioco per Nintendo, perché all'epoca nessuno voleva investire su una traduzione del genere per videogiochi discorsivi. Questo però li rende pionieri di un settore che non esiste, di un segmento di una catena di montaggio che deve essere ancora rodato e che fa sentire Elena, citandola, incapace di sapere come svolgere un lavoro del genere. Non solo il lavoro era molto grande, ma nessuno sapeva come farlo, perché nessuno al mondo lo aveva mai fatto. Per realizzare questo video, con mio sommo piacere, mi sono messo a spulciare sul web un po' di tesi di laureandi in lingue. E un controllo incrociato su qualche tesi a tema localizzazione di videogiochi mi ha dato la conferma di qualcosa che ricordavo quantomeno empiricamente. Secondo Federico Moia e Ilaria Nobile, la storia della localizzazione dei videogiochi viene divisa da Hasegawa Ryoichi in vari periodi, e quello della maturazione va dal 2000 al 2005. Il periodo precedente, ovvero quello dello sviluppo, intercorre invece tra il 1994 e il 1999. Va da sé che la localizzazione di Pokémon Rosso e Blu avviene proprio in quel periodo, un periodo che la tesi di Nobile definisce come esente dagli standard qualitativi da rispettare e con traduzioni di bassa qualità. Problemi dovuti alle limitazioni tecnologiche, budget limitati e problemi relativi al fatto che l'industria dei videogiochi era ancora sul nascere. Il canale, in interviste in esclusiva mondiale, cita delle tesi universitarie per supportare le proprie affermazioni. Sto raggiungendo la mia forma finale. E probabilmente Chiara, montando video sempre più grandi, sta raggiungendo l'ultima, cioè la finale, nel senso che poi basta. L'inesistenza di standard, di esperienze precedenti, insomma, getta i localizzatori in una catena di eventi e di operazioni confuse e disorganizzate, alcune delle quali vi saranno chiare nelle prossime risposte. Qui ci vengono citati i ritardi nella consegna di un singolo computer, sottintendendo una scarsa organizzazione logistica, la totale impossibilità di revisione del proprio lavoro e la scarsa proficuità di comunicazione con i team tedeschi e francesi. Il problema principale lamentato comunque è la consegna di una lista di parole completamente decontestualizzate, che ha reso difficile ai localizzatori associare alle parole uno specifico significato. Per comprendere bene cosa Elena volesse dire, dobbiamo approfondire la questione, perché al di là di ogni criticità segnalata, l'elemento in questione non dovrebbe sollevare perplessità. Attualmente, nel 2021, molti team di localizzazione lavorano ancora in questo modo. Onde evitare fughe di informazioni sulle proprietà intellettuali, le aziende di turno forniscono ai traduttori liste di parole decontestualizzate, senza la possibilità di visionare software o filmati di sorta, in maniera quindi del tutto simile alla situazione lamentata da Elena Fogazzaro. Voglio dire, ragazzi, se ve lo ricordate, Puke, che era probabilmente, oltre che un ciarlatano, un traduttore reale di videogiochi, ci mostrò per i suoi serpenti una lista di parole del tutto simile. Ancora, in un'intervista fatta a Gianandrea Muià e Chiara Preziosi sul doppiaggio dei videogiochi, ci è stato rivelato che anche in quell'ambito il modus operandi è il medesimo. I doppiatori si trovano a doppiare scene o segmenti di gameplay per software che non posseggono e che non possono osservare, trovandosi a volte nell'impossibilità di distinguere un flashback da un'azione che avviene nel presente, un pensiero da una riflessione fatta ad alta voce. Dove sta allora la differenza tra quello che accade oggi e che rappresenta lo standard e la situazione del 99? La prima divergenza, che è implicita ma lo dico lo stesso, è che all'epoca lo standard non era tale. Lavori del genere venivano eseguiti per la prima volta e quindi i professionisti si trovavano a operare in assenza di un precedente, anzi avrebbero loro creato un precedente che ancora oggi persiste dopo 25 anni. La seconda, che poi è quella più importante, è che se oggi effettivamente i localizzatori non posseggono il contesto delle parole che devono tradurre, i quality checker o ancora i direttori del doppiaggio da una parte e della localizzazione dall'altra, sì, i lavori dei localizzatori solitamente vengono inviati in blocco a una singola figura che ha una visione globale del progetto in questione e alla quale viene fatto firmare un NDA con salatissime multe in caso di violazione. Quella figura, se fosse esistita nel 1999, sarebbe stato colui che, osservando la traduzione italiana di Pokémon Rosso e Blu, avrebbe rilevato: oh, qui Contrattacco è stato tradotto come contatore. Beh, ovvio, non avevano il contesto, non sapevano che fosse una mossa, fammelo correggere. Ma Elena e Leonardo questa figura non l'avevano. E chi correggeva allora i lavori? Come potevano avere un minimo di feedback utili per guidare il loro percorso di localizzazione?
Molto interessante, mi fa piacere sentirti condividere tutte queste informazioni. C'è qualche ricordo particolare che ti viene in mente se ripensi a quei giorni? Come ti dicevo, non avevamo nessuna informazione sui giochi. Ci hanno dato i giochi da provare, ma ciò che dovevamo tradurre non era visibile. In più, i programmatori erano ubicati in Giappone, quindi non c'era nessuno a guidarci, né tantomeno possedevamo trucchi per velocizzare il completamento del gioco. Cosa intendi per non visibile? Per non visibile intendo che non trovavamo sempre corrispondenza tra le parole presenti nella nostra lista e il videogioco, perché ovviamente non sapevamo in che porzione di gameplay le avremmo incontrate. Per finire il gioco avevi bisogno di circa un mese, ma la traduzione doveva essere completata prima. Inoltre, ci hanno dato la versione inglese dei giochi e la traduzione dal giapponese era tutt'altro che esente da errori. Probabilmente anche loro avevano lavorato nelle nostre condizioni. Senza contare il gap culturale da colmare per rendere battute divertenti in Giappone o in America godibili anche in Europa. Riuscite anche solo lontanamente a capire in che diamine di condizione hanno lavorato questi due? Anziché affidare ai professionisti una guida, un referente, un esperto di Pokémon, Elena e Leonardo ricevono una lista di parole da tradurre, due Game Boy e due normalissime cartucce. Fine. Fa ridere, e il fatto che faccia ridere vi deve far riflettere sull'assurdità della situazione. Due adulti, plausibilmente molto distanti dal mondo dei videogiochi perché ci troviamo nel 1999, per portare a termine un lavoro di traduzione devono giocare dei videogiochi e completarli al 100% affinché possano verificare la correttezza delle loro traduzioni. C'è così tanto di sbagliato in tutto questo che non so neanche bene da dove partire. Premesso che l'approccio stesso al completare un videogioco sconosciuto al 100% deve essere stato traumatico, se è vero come è vero che il media era nuovo e gli stessi bambini avevano difficoltà a finire un videogioco, il punto è che completare un gioco Pokémon in poco tempo e in tutte le sue parti è sostanzialmente impossibile, perché richiede il catturare tutte le creature disponibili, scoprire tutti i loro metodi evolutivi, fargli apprendere a ognuna di loro tutte le loro mosse disponibili, trovare tutti quanti gli NPC in gioco, gli strumenti presenti nell'overworld, e il tutto ovviamente mentre si stanno traducendo migliaia e migliaia di caratteri. Completare i giochi di Pokémon al 100% è un'azione che in pochissimi avranno fatto, anche bambini appassionati non sono arrivati a tanto. E quanto descritto assomiglia più a un trucco per l'ottenimento di un PokéGuard che a un reale approccio ai titoli Game Freak. E poi voglio dire, se i localizzatori italiani avessero avuto effettivamente la volontà di buttarsi in quest'impresa impossibile, in assenza di una figura di riferimento o di una guida cartacea, Elena e Leonardo non avrebbero potuto comunque verificare di essere arrivati al 100%, di aver sbloccato tutto, di essere arrivati in fondo a questa via crucis e aver verificato ogni singola parola tradotta. Noi ridiamo e scherziamo, ma dialoghi del genere devono essere realmente avvenuti, o comunque da adesso in poi sono headcanon. Elena, ferma, ho capito. E il biglietto SS, SS ticket, non c'entra niente con il nazismo. È una nave. Togli la parte sul nazismo. Va da sé che molti degli errori di traduzione conosciuti in Pokémon Rosso e Blu derivano proprio da questo incomprensibile modus operandi. Counter che diventa contatore anziché contrattacco, Pound che diventa libra anziché botta, Glare che diviene bagliore non sguardo feroce. Sono tutti problemi che derivano dal fatto che i localizzatori non hanno riconosciuto questi termini come effettive mosse del videogioco, perché i loro Pokémon non le hanno mai apprese e perché la loro lunga lista di parole non faceva differenze tra strumenti, statistiche e appunto attacchi. A tutto questo ovviamente si aggiunge la problematica insita in ogni lavoro di localizzazione, ovvero la necessità di adattare culturalmente i dialoghi offerti, e della quale parleremo più tardi perché Elena in questa risposta sfiora soltanto l'argomento. Per ora ritengo solamente utile menzionarvi che i traduttori inglesi, cioè coloro che secondo Elena non sempre avevano svolto un buon lavoro, perché probabilmente avevano operato nelle stesse condizioni dei professionisti italiani, non sono né un plotone né un esercito, è una persona sola, Nob Ogasawara, che prima scriveva per giornali di videogiochi. Elena, io non so se vuoi vedere veramente questa intervista e scoprire a 20 anni di distanza retroscena ancora più importanti.
Ma sai, Donia, dai, impossibile, avranno avuto quantomeno un supervisore, qualcuno al quale reportare gli eventuali dubbi che emergevano in fase di localizzazione. Premesso che nella prima risposta data al dottor Lava, Elena chiarisce che le è stata negata la possibilità di revisionare il proprio lavoro una volta resasi conto di alcuni errori, è tempo di andare più a fondo. No, non c'era nessuna figura sopra di loro e il fatto che non ci fosse ha cambiato per sempre il modo di fruire Pokémon in Italia. Ho sempre trovato curioso che i nomi dei Pokémon siano localizzati in tedesco e in francese, ma non in italiano e spagnolo. Sai dirmi perché? Credo perché tedeschi e francesi avevano un organigramma molto più strutturato, mentre i nostri team erano neonati, non avevamo nessun controllo qualità, nessun team di testing, niente di niente. Immagino che stessero investendo poco in noi perché non sapevano che ritorno economico gli avrebbe dato. Oggi sappiamo che è andata benissimo, ma all'epoca nessuno lo poteva sapere, e tradurre in così tante lingue rappresentava già di per sé una spesa gigante. Ecco perché, no, nessun nome di Pokémon è stato tradotto in italiano, ci hanno vietato di toccarli. Vi chiedo di riprendervi rapidamente dalla conferma che non vi fosse nessun controllo qualità e che la traduzione italiana di Pokémon è passata direttamente dalla penna al Game Boy senza nessuna verifica. Perché c'è un argomento più importante del quale dobbiamo discutere. Per chi non lo sapesse, mentre in Italia i nomi dei Pokémon vengono condivisi con la versione di gioco inglese, e la cosa vale sia per i giochi vecchi che per quelli recenti, alcune nazioni hanno i propri nomi dei Pokémon, esattamente come succede in lingua originale giapponese. Tra queste nazioni abbiamo la Germania e la Francia in Europa, e in Asia la Corea e recentemente la Cina. Negli anni mi sono sempre chiesto il perché l'Italia fosse stata omessa dal novero delle nazioni che hanno i propri nomi dei Pokémon. Motivi di marketing, di studi sociologici, antropologici? No, ciò che ci ha salvati dalla possibilità che questo essere si chiamasse Cucchiaini o Mago Silvan, e ti chiedo scusa Elena, ma non credo che saresti stata in grado di ragionare lucidamente in quella situazione, è proprio la precarietà del team italiano. Nintendo era consapevole che le traduzioni italiane e spagnole avrebbero potuto avere dei problemi, aveva già accettato che ci sarebbero stati alcuni errori irrisolvibili all'interno delle cartucce localizzate, ed era pronta a scoprire a posteriori tutte le licenze poetiche del caso. Uno dei traduttori spagnoli, ad esempio, ha inserito come nickname per il Farfetch'd scambiato ad Aranciopoli il nome inedito Kumo, e la scelta è stata plausibilmente arbitraria e incontrollata. Un'azione del genere oggi richiederebbe, 50 processi di approvazione, per poi essere comunque probabilmente verificata anche in Giappone. All'epoca invece, non so, anche una dedica a un amico o uno scherzo comprensibile solamente tra i localizzatori poteva essere inserito nei giochi di prima generazione senza ostacoli. Tra parentesi, il Farfetch'd in lingua inglese, quindi nella cartuccia utilizzata dai localizzatori, si chiamava Dux. Elena, ferma, ora ho capito, Dux non c'entra niente, neanche il fascismo, è una papera, quindi sì, facciamo Duccio, togli Benito. Nintendo era pronta a tutto questo, ma non a lasciare ai localizzatori spagnoli e italiani la libertà più grande, quella di rinominare i Pokémon e influenzare così a catena e per sempre il marketing del franchise, fatto di qualsiasi prodotto che avrebbe avuto da quel momento fino alla fine dei giorni di Pokémon il loro nome. In Germania e Francia, forti di una struttura aziendale organizzata che avrebbe potuto revisionare e bocciare i nomi Pokémon meno convincenti, tutte le creature di Kanto hanno ricevuto il proprio nome localizzato, probabilmente per rendere il videogioco più familiare ai bambini del luogo. Del resto lo stesso principio è stato tenuto a mente per trasformare una delle versioni di Kanto da Pokémon verde a Pokémon blu, per avere la coppia di videogiochi di prima generazione che avesse gli stessi colori della bandiera degli Stati Uniti. In Italia e Spagna però questa politica non era attuabile. I team di traduzione erano troppo liberi e troppo liberi di poter sbagliare. E sebbene i nomi localizzati avrebbero in potenza potuto portare a dei profitti economici maggiori, l'idea di affidare a poche persone un potere di identità di brand così grande non doveva aver convinto Nintendo, Game Freak e Creatures Inc. Del resto Elena è esplicita nel rammentarcelo. L'unica guideline ricevuta è stata: non toccate i nomi dei Pokémon.
realizzando di essere davanti a uno dei più grandi effetti farfalla della storia dell'industria videoludica, questo singolo stato delle cose, questa impreparazione temporanea dovuta solamente alla mancanza di esperienza con Nintendo dei team italiani e spagnoli, ha cambiato per sempre il modo di vivere Pokémon in Europa. In coerenza con questo diniego, ancora oggi Italia e Spagna condividono con l'inglese i nomi di tutte quante le creature. E in ossequio a un movimento di estrema localizzazione dei prodotti giapponesi, che oggi peraltro non coincide con la comunis opinio sia nel campo dell'animazione che proprio in quello dei videogiochi, Germania e Francia si trovano nell'anacronistica condizione di avere i propri nomi per i Pokémon, che nel resto del mondo vivono di un'unica identità anglofona. E dire che proprio riguardo a scelte di questo tipo alcune aziende giapponesi hanno fatto dietro front dopo decine e decine di anni di identità localizzate cementificate. Holly e Benji, il famoso cartone dedicato a un cannoniere e un portiere, è stato recentemente ribrandizzato in tutto il mondo come Captain Tsubasa, restituendo all'opera il suo nome originale e probabilmente nel tentativo di cavalcare la nippofilia che ormai si è diffusa globalmente. Ma il fatto che tu debba parlare di Captain Tsubasa con i tuoi amici specificando quelli che conosci come Holly e Benji denota che The Pokémon Company in realtà ha ragione e che inversioni di marcia del genere sono tutt'altro che semplici. I nomi dei Pokémon comunque non sono stati l'unico elemento con il quale Nintendo è stata intransigente nei confronti del team italiano. L'intero lavoro di Elena e Leonardo, almeno inizialmente, è stato circondato da dinieghi e ostacoli che hanno reso l'operato più difficile, e soprattutto in pieno contrasto con quanto stava avvenendo con altri localizzatori. Come abbiamo più volte constatato, i primi anni di The Pokémon Company sono caratterizzati da una forte accondiscendenza nei confronti della cultura occidentale, tanto da accettare qualsiasi compromesso pur di attecchire nei continenti extraasiatici. Titoli che cambiano colore dal verde al blu, adattamenti della serie animata che censurano gli onigiri e li trasformano in ciambelle, Pokémon che hanno un nome per ogni nazione e udite udite addirittura localizzazioni pregne di riferimenti culturali a un mondo occidentale che Kanto non voleva rappresentare. Come menziona lo stesso Dottor Lava nel video di Did You Know Gaming, a sua volta aiutato dal suo seguace di Twitter 20nin, non so come cazzo si pronuncia questo nickname, al localizzatore francese Julien Bardakoff è stato permesso di inserire numerose lettere d'amore alla cultura occidentale, tanto nei dialoghi quanto nei nomi dei Pokémon. L'attacco minimizzato diviene Lilliput, in citazione ai lillipuziani minuti dei viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Hitmonchan diventa Tygon per avere nel nome una reference al nostro strano Mike Tyson, o ancora un allenatore di Fuxiapoli che cita nel suo discorso uno show che andava in onda all'epoca in Francia, ovvero sceriffo spaziale Gavan, che non ho mai sentito dire prima di oggi, ma sicuramente troveremo nei commenti un sacco di persone che lo conoscono, vero? In un ambiente del genere ci si aspetterebbe che anche l'Italia potesse inserire a sua volta dei riferimenti culturali allo stivale, magari con qualche strizzata d'occhio a ciò che rappresentava all'epoca il mondo pop. Del resto è proprio per questo che un adattamento viene chiamato localizzazione e non semplicemente traduzione. L'operato non punta solamente a rendere intellegibili i significati, ma anche e soprattutto convertirli in un formato comprensibile per culture diverse, distanti e a volte opposte fra loro. Citando una frase di Janet Su, ovvero localizzatrice di Phoenix Wright, dipendente di Capcom, con localizzazione si intende ogni variazione o modifica apportata al materiale originale e o il processo attraverso cui il materiale originale è adattato con lo scopo di renderlo più adeguato al pubblico di riferimento. Non mera traduzione, ma adattamento per il pubblico di riferimento, che nel nostro caso sono i bambini italiani, spesso e volentieri nati e cresciuti nel nostro paese. Purtroppo però Nintendo in questo frangente applica due pesi, due misure. Da una parte, per lingue come il tedesco e il francese viene ammessa la libertà di adattamento, ma dall'altra, per il team italiano e spagnolo, vista la sfiducia riguardo l'organigramma traballante, il trattamento è stato ben diverso. Proseguiamo con l'intervista. Siete stati per caso in grado di inserire riferimenti culturali all'Italia nella traduzione? Per esempio, nella versione spagnola un marinaio dice «balliamo la jota», ovvero una danza ispanica. Nella versione inglese, al contrario, parla genericamente di ballare. Sono frasi che dovevano essere riportate in rima o espressioni tipicamente italiane.
Il gap culturale era enorme e quando provavamo a spiegare ai superiori che qualcosa non avrebbe funzionato nel mercato italiano, nessuno ci dava ascolto. Per la traduzione dei testi sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo cercato di renderli più interessanti possibile per un pubblico giovane. Mi chiedevo sempre, è abbastanza divertente da lasciarsi leggere? Solitamente gli adattamenti italiani arrivavano alla fine di lunghi processi sulle spalle di lingue più importanti, quindi ci trovavamo quasi sempre a maneggiare soluzioni ottenute tramite problematiche emerse in altre lingue. Ma questa volta non era così. I testi erano strani, lo ricordo bene. Alcuni non avevano proprio senso. La traduzione italiana, a ben vedere, non presenta alcune delle libertà artistiche citate in precedenza, al di là della questione affrontata sui nomi dei Pokémon. Tanto per capirci, il marinaio citato dal dottor Lava e che si trova all'esterno della MN Anna, in italiano dice semplicemente «Balliamo, ti va?» senza citare né la pizzica né la mazurka. L'unica differenza rispetto all'inglese è che il dialogo di quest'uomo è tappezzato di punti esclamativi, forse per renderlo un po' più goffo, buffo e piacevole per i bambini italiani. Stesso dicasi dell'allievo di Koga Fuxiapoli. Egli parla genericamente di voler diventare un ninja, come nella versione inglese, e non ci sono citazioni a show o cartoni animati di sorta. È difficile capire su quali frasi esatte Elena abbia avuto difficoltà a trovare una conversione con l'italiano, o quali si adattassero comunque male all'Italia in un primo momento, ma è certo che i traduttori si siano mossi con i piedi di piombo. Le cose più fantasiose che possiamo trovare, e che in realtà sono traduzioni standard, quindi lo sono solo per modo di dire, sono riscontrabili in frasi come «Are you lost, little rat?» di una recluta Rocket che diviene «Ti sei perso, piccola peste?» In questo caso i localizzatori scelgono come termine «piccola peste», anziché altrettanto equivalenti «mostriciattolo», «sgorbio», «verme», che sarebbero stati un po' più duri e avrebbero dato un connotato di maleducazione più elevata all'antagonista di prima generazione. Il punto focale però non era tanto comprendere i testi inglesi tradotti dal giapponese. Il problema principale, secondo Elena, era chiaramente comprendere i giapponesi, intesi come i referenti, o meglio i programmatori con i quali i localizzatori si dovevano interfacciare per portare a termine il loro lavoro. Sentite qui. Dopo aver incontrato alcuni giapponesi ho capito perché le frasi non avevano senso. I giapponesi non dicono mai di no, non hanno mica questa parolaccia nel loro vocabolario, e questo dovrebbe farvi capire perché alcune frasi possono essere proprio incomprensibili per gli europei. Quando chiedevo qualcosa al programmatore giapponese, forse Morimoto, data l'esiguità del team di Game Freak ai tempi, non mi rispondeva mai di no, mi diceva sì, ma... Io dunque restavo in attesa di vedere le mie modifiche accolte e in che modo, ma ciò non avveniva mai. Poi, fortunatamente, ho conosciuto una ragazza giapponese di Nintendo of Japan che lavorava in Germania da tanto tempo e lei mi ha aiutato a capire molte cose. Siamo diventate amiche e aveva le scarpe più belle che io avessi mai visto. Come potete constatare, in mancanza di un supervisore, di un coordinatore, di una qualsiasi figura che potesse evitare questi problemi, lo scontro culturale tra Elena, Leonardo e i giapponesi si fa molto più grave di qualsiasi lista di parole decontestualizzate e contribuisce a generare un clima di confusione nell'ambiente lavorativo. Ho lavorato molto spesso con il Giappone durante i vari viaggi organizzati per gli iscritti al canale verso il Sollevante, e quando ho letto questa frase non ho potuto che trovarmi d'accordo al 100%. I giapponesi a volte sono incomprensibili, tanto quanto lo siamo noi dal loro punto di vista. E per farvi capire bene cosa intendo, voglio raccontarvi un aneddoto. Durante i nostri viaggi, di tanto in tanto, eravamo soliti organizzare delle cene di gruppo, per consolidare ancora di più l'idea di viaggiare assieme ad altre persone, di vivere un'esperienza corale e non individuale. Dato che si trattava di cene per decine e decine di persone, che i circuiti di pagamento internazionale spesso fanno cilecca in loco, ho chiesto per anni la possibilità di pagare queste cene in anticipo dall'Italia, onde evitare l'ansia che mi avrebbe generato un eventuale rifiuto della mia carta di credito in Giappone. Ma sempre, sistematicamente, la richiesta mi veniva negata. Io molto compostamente pensavo: ma che Cristo Dio vi ho fatto? Non li volete i miei soldi occidentali? Mi fanno schifo! Poi, un Capodanno, grazie a una consultazione che ho avuto con una delle nostre guide in Giappone, e che peraltro è la stessa persona che ha tradotto il blog di Takeshi Shudo,
Ho capito. I giapponesi non vogliono ricevere pagamenti in anticipo perché questo genera loro ansia. Perché se poi si dovessero trovare a non fornire nel pratico un servizio all'altezza del pagamento ricevuto, non saprebbero cosa fare. Che succede se mi hanno già pagato, ma poi la carne che gli servo non è buona ed è marcia perché tizio che mi ha consegnato la carne ha commesso un errore? Che succede se tu mi hai già pagato, ma la sera prima si allaga il locale e non ti posso ospitare? Come faccio? Mentre in Italia un pagamento anticipato è qualcosa di standard, e anzi è ghiotto per qualsiasi imprenditore, in Giappone le cose funzionano esattamente al contrario. Ora, immaginate di avere davanti un videogioco nel quale c'è una quest che parla di un pagamento anticipato rifiutato e lo fa come se fosse la cosa più normale del mondo. Voi sareste confusi, tanto quanto lo ero io al tempo. Ecco a cosa servono i localizzatori: servono a modificare quelle situazioni in contesti culturalmente intellegibili dai pubblici di destinazione. È proprio questo processo, per capirci, che ha portato Nob Ogasawara a cambiare il senso e il significato della quest dell'uomo riversato a terra a Smeraldopoli. In Occidente l'uomo è addormentato e necessita di un caffè per svegliarsi e liberare la strada, ma in lingua originale è un ubriacone in botta pesante che deve tornare sobrio per levarsi dai coglioni. In Giappone, purtroppo, soprattutto a Tokyo, trovare persone distese a terra e ubriache è abbastanza la norma, e ancora una volta ve lo posso confermare essendoci stato tante volte. In Occidente però è un evento più unico che raro e anche piuttosto disdicevole, quindi riportarlo in un videogioco per bambini sarebbe stato fuori luogo, oltre che grottesco. In Giappone puoi scherzare su un ubriacone che sta per terra in mezzo alla città perché è la normalità, in Occidente non viene vissuto come uno scherzo. Tornando quindi all'intervista di Elena, andiamo ancora più a fondo della questione. Sappiamo che i localizzatori non venivano ascoltati, ma c'è di più, ed è quanto stiamo per leggere che probabilmente ha bloccato i professionisti dall'inserire riferimenti culturali all'Italia. Come ha influenzato il vostro lavoro tutta questa situazione? Beh, abbiamo cambiato i testi. Quando non avevano senso, li abbiamo semplicemente sostituiti con i nostri, perché per noi l'importante era che le persone li leggessero. All'inizio, in realtà, ho comunicato a tedeschi e giapponesi che avremmo creato una traduzione culturalmente adattata, ma loro non erano per nulla felici della cosa. Volevano che comprendessimo la cultura giapponese, una cosa impossibile per noi. Quindi ho fatto l'unica cosa sensata. Ho smesso di interpellarli e comunicare loro i dettagli tecnici. Noi eravamo i nostri stessi quality checker. Nessuno avrebbe controllato il nostro operato, quindi ho pensato, ok, facciamo semplicemente del nostro meglio. In primis, ovviamente, non possiamo che nuovamente constatare l'assurdità della situazione. I traduttori italiani erano nel pieno e massimo controllo di tutto ciò che sarebbe stato inserito nei videogiochi Pokémon. E se col senno di poi è andata bene perché i professionisti, Elena e Leonardo, si sono comportati egregiamente, è particolare pensare che i localizzatori avrebbero potuto di fatto inserire all'interno di questi giochi qualsiasi cosa volessero. Badate bene, se ci avessero inserito una bestemmia, ovviamente sarebbero incorsi in multe e sanzioni tanto grandi quanto l'ultimo video analisi di Leggende Pokémon Arceus. Però fatemi il favore, ragioniamo fuori dalle iperboli. Avrebbero potuto inserire un riferimento culturale specifico e non necessario, un testo propagandistico, un pensiero personale e magari politico, un'azione peraltro non troppo diversa dai discorsi politici che ci fanno gli insegnanti al liceo. Il potere di Elena e Leonardo era davvero enorme, e se all'epoca loro non ne potevano essere consapevoli, perché nessuno sapeva quanto Pokémon avrebbe replicato il suo successo in Occidente, oggi sappiamo come è proseguita la storia. Pokémon è divenuto un elemento comune dell'infanzia di ogni bambino della mia generazione. E quei testi, quei dialoghi, quelle parole rimangono tatuate nelle nostre menti come tappe comuni del viaggio delle nostre vite. Questo video è contemporaneamente cultura, wholesomeness e battute di merda. Forma finale, come vi dicevo. Nei mesi scorsi abbiamo parlato del musical di Michael Slade e della sua assurda storia di Giovanni, ex di Delia Ketchum, e Mewtwo, che è un fratello robot. E ancora oggi stiamo proseguendo con l'analisi del radiodramma di Takeshi Shudo su Mewtwo, che più che una costola di Pokémon sembra un cugino lontano di Evangelion. Ho spesso ipotizzato che queste opere, troppo lontane dagli standard dell'epoca e attuali, fossero nate per mancanza di controllo, e oggi, grazie alle dichiarazioni di Elena, ne ho la conferma. The Pokémon Company non era pronta al successo commerciale di Pokémon, perché nessuno aveva puntato sul cavallo che era entrato nell'ippodromo alla fine dei giochi. Poi però è arrivato
arrivato il miracolo, e allora tra il 98 e il 99, anni in cui coincidono le localizzazioni, il radiodramma, il musical, il modus operandi è divenuto quello di puntare alla quantità. Non importa quando, come o perché, quello che conta è creare quante più opere collaterali Pokémon possibili, affinché esse contribuiscano a cavalcare l'onda del successo. Ed ecco che opere storte nascono davanti agli occhi di tutti, rappresentando più la visione di Pokémon dei loro singoli autori che la visione unitaria dell'azienda madre. E parlando di capi, la risposta di Elena evidenzia un modus operandi contraddittorio quanto logico, con il quale Nintendo operava in quel momento. Laddove con altre nazioni si aveva piacere a strizzare l'occhio verso le culture del luogo, per l'Italia e la Spagna le cose stanno diversamente e addirittura i piani alti chiedono la comprensione della cultura giapponese, frase che dovrebbe in realtà essere letta a posteriori come «non prendetevi troppe libertà perché non vi possiamo controllare». E mentre il team tedesco diceva questo a Elena e Leonardo, quello stesso team rinominava Lance Siegfried, in onore all'eroe della mitologia norrena e tedesca che ammazzava i draghi, alla faccia del comprendere la cultura giapponesissimo Siegfried. Stiamo per giungere alla conclusione del nostro commento all'intervista di Elena Fogazzaro, ma prima voglio riportarvi alcune sue risposte in ambito logistico. Se alcune informazioni saranno valevoli solamente per il loro carattere storico, altre ci daranno modo di comprendere al meglio quali fossero le condizioni nelle quali hanno lavorato questi localizzatori e che vi faranno e mi faranno sentire in colpa per ogni volta che abbiamo criticato Contrattacco tradotto come contatore o Botta come Libra. Noi dobbiamo solo chiedere scusa. Questo non è un video, è un'Ave Maria molto lunga. Quanto tempo vi hanno dato per finire le traduzioni? Dove avete localizzato il gioco? Non ricordo bene, mi sembra volessero il lavoro in una, massimo due settimane. Capire come tradurre un videogioco, e aggiungiamoci cosa fosse un videogioco in un mondo nel quale non si sapeva neanche cosa fosse la localizzazione. Dover tradurre 16.000 righe, 142.000 caratteri senza contesto, senza quality checker, con l'unico referente giapponese che non ti risponde propriamente. Avendo a disposizione due Game Boy e due cartucce normalissime senza debug mode e possibilmente, per verificare quello che hai fatto, completare anche i suddetti giochi al 100%. In una settimana massimo due. C'è da dire che comunque sono gli stessi che volevano Pikachu a altezza naturale senza farlo interpretare a una persona nana. Si spiegano molte cose. Ovviamente le tempistiche sono state malamente sottostimate e ci abbiamo messo più di un mese. Al tempo la sede di Nintendo of Europe era ad Aschaffenburg, in Germania, mentre oggi è stata spostata a Francoforte sul Meno. C'è qualche ricordo particolare che merita di essere menzionato e del quale non abbiamo ancora parlato? Sì, eravamo stati chiamati nella sede di Nintendo of Europe per tradurre i giochi, ma dal tedesco. Il lavoro richiesto dalla nostra agenzia è stato per due professionisti che traducessero i giochi dal tedesco all'italiano. Ma quando siamo arrivati abbiamo trovato liste di parole e videogiochi completamente in inglese. È stato un puro caso che io e Leonardo fossimo entrambi qualificati anche per quel tipo di localizzazione. Il livello d'organizzazione era talmente basso che anche la comunicazione fra aziende fallisce. L'agenzia dei localizzatori li ingaggia per un lavoro che inizialmente avrebbe dovuto avere una natura e poi ne aveva un'altra, e per un'altra intendo che era in una lingua diversa, l'unica cosa che va comunicata dai localizzatori. Il perché tutto fosse improvvisato lo sappiamo già, ma in chiusura di video giova ripeterlo. Nintendo, Game Freak e Creatures Inc. non avevano alcuna idea di quanto Pokémon avrebbe attecchito in Occidente. E l'investimento per la localizzazione in italiano, pionieristico ai tempi, non aveva nessuna garanzia di un ritorno economico effettivo. Era un'azione di pancia, non un investimento oculato, basata più che altro sull'entusiasmo con il quale gli americani stavano giocando a Pokémon. Come già discusso, The Pokémon Company all'epoca non stava giocando di strategia, o meglio, non solo. L'azienda stava gettando in una fontana migliaia e migliaia di centesimi, sperando che anche solo un decimo di questi tornasse a galla come lingotto d'oro. Inoltre, ci tengo a precisarlo, l'idea nel 99 di tradurre un gioco in italiano era già di per sé avanguardista. Se è vero come è vero che ancora oggi l'industria non sempre decide di tradurre i giochi in lingua italiana. Secondo una statistica dello studio di localizzazione Localized Direct, nel 2020 l'italiano rappresenta solo l'8% delle richieste totali di adattamento, con altre lingue europee, come il tedesco o il francese, che siedono su percentuali più solide del 10.3% e 9.8%.
Proprio 2 anni fa si discuteva di come Disco Elysium, candidato ai Game of the Year 2019, fosse un gioco totalmente inaccessibile nello stivale per via del suo inglese ostico e dei suoi dialoghi interminabili. L'RPG di Zaum, ancora oggi, è un gioco difficile da digerire per un pubblico linguisticamente impreparato, e ci ricorda che non solo i giochi minori, ma anche le perle blasonate dalla critica mondiale sono affette dalle barriere linguistiche. E il fatto che Shin Megami Tensei 5 sia il primo Shin Megami Tensei non rimasterizzato, tradotto in italiano, dopo 30 anni di franchise, la dovrebbe dire lunga sulla faccenda. Nonostante tutti i problemi elencati e tutte le frustrazioni menzionate, ci tengo comunque a chiudere il video con l'unica cosa che conta, o comunque la più importante. Elena e Leonardo hanno svolto un lavoro eccellente, nonostante i grandi limiti che avevano sulle spalle, e si sono impegnati al massimo affinché il loro operato potesse essere di gradimento per i bambini italiani dell'epoca, cioè noi. Non solo Elena ripete più volte questa cosa nelle risposte che abbiamo già analizzato, ma lo farà anche nell'ultima di questa intervista, con la quale saremo pronti a salutarci. Il passato di Pokémon, come tutte le partenze di grandi progetti, è seminato di contraddizioni e inciampi, inversioni di marcia e scelte non del tutto comprensibili, soprattutto se le si guarda con la saccenza di chi già sa. Ma al tempo c'era solo confusione, solo tanta paura di sbagliare, solo tanto terrore di non utilizzare bene l'unica pallottola presente nella propria pistola. E la serietà di localizzatori come quelli italiani, che hanno scelto di dare il massimo, di impegnarsi e di fare un buon lavoro, anche in una situazione precaria, è ciò che ha contribuito realmente all'evoluzione del franchise, a farlo divenire il primo nel mondo e portare noi, qui, ad avere un lavoro che consiste nel raccontarvi questa storia. So che il traduttore inglese era un freelancer, anche voi lo eravate? Sì, eravamo freelancer. Lo era anche Susa Alcami per la Spagna. Non so invece come funzionasse per la Francia. I tedeschi però erano tutti dipendenti, ma non tutti erano traduttori di professione. Penso che i giapponesi stessero per lo più facendo esperimenti sulla localizzazione e su come potesse funzionare nei nostri mercati, e credo ne avessero davvero bisogno. Comunque i colleghi al lavoro finito ci hanno detto che in vari articoli di stampa specializzata abbiamo ricevuto complimenti per il lavoro svolto. I giochi venivano descritti come ben tradotti, piacevoli da leggere e da seguire. Purtroppo non ho questi articoli, ma ero felice di sentirmelo dire. E credo lo siano stati anche i giapponesi. Non so se troveremo mai questi articoli, ma magari questo video può rappresentare un equivalente 22 anni dopo. A nome di tutta la community italiana vi ringraziamo per il lavoro svolto. E da adulto oggi mi chiedo se al vostro posto avrei avuto la stessa pazienza e lo stesso amore per il mio lavoro nonostante la situazione. Il vostro impegno ha cementificato la nostra passione per i Pokémon e ci ha permesso di crescere con un franchise che non ci ha mai abbandonato nel corso delle nostre vite. E senza abbattere quella barriera linguistica, o meglio, senza farlo con serietà, forse le cose non sarebbero andate così. Signori, abbiamo concluso con un approfondimento che originariamente pensavo sarebbe venuto molto più corto, però poi ho visto che l'intervista era davvero interessante e l'ho voluta trattare con tutti quanti i crismi del caso. Adesso è il momento di dire la vostra. Cosa vi ha sorpreso di più di questa intervista? Il fatto che Alakazam non si chiami Cucchiaini per pura disorganizzazione? Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, localizzato, non è like, mi piace. In descrizione oltre a Star Select avete Titino, suo sponsor di fiducia che vende magliette, tema anime, serie TV e videogiochi. Col codice sconto Giovannone avete un euro di sconto su ogni acquisto. Noi ci vediamo stasera, ore 21 e non 21:30, 21, per il finale di Dark Souls 2. Sarà un'ora insieme nella quale daremo l'estrema unzione a Joel e Cassandro. Sig sob sob sig. Ciao.